ibridi da sempre, i titoli della saga di Hitman presentano un gameplay profondamente unico e costringono a un approccio ragionato sempre più atipico nel gaming moderno. Negli anni, questa peculiare natura ha reso i giochi dell'Agente 47 una sorta di cane sciolto del genere, gli ha permesso di ottenere una fanbase fedele e appassionata e ha riscosso molteplici elogi anche tra la critica, conquistato da meccaniche più raffinate e complesse della media. Seppur lodate, tuttavia, le avventure dell'assassino perfetto non sono mai state premiate con l'eccellenza all'unanimità, poiché sempre scheggiate da qualche imperfezione, una macchia che però non ha mai spaventato i ragazzi di IO Interactive, capaci di migliorarsi anno dopo anno e in particolare di sorprendere gli appassionati con la loro ultima opera, Hitman Absolution. Dopo aver sbavato sopra il trailer e il demo per mesi, siamo finalmente riusciti a metterci le mani sopra. Preparate il silenziatore, c'è gente da uccidere. Un giorno penserò a tutto questo come a un incarico qualsiasi. Dopotutto, è il mio lavoro. Hitman Absolution è la continuazione diretta di Blood Money. Grazie ai piani di Diana Barnwood, 47 è riuscita a scampare quasi per miracolo alla morte durante la sua ultima missione. L'impassibile assassino non sa però di dovere la vita alla sua compagna di 1000 uccisioni e viene incaricato dall'agenzia di eliminarla, visto che la donna è ormai ritenuta una traditrice. Comincia così una catena di eventi che porterà il sicario a doversi occupare di una giovane ragazza di nome Victoria, legata a doppio filo all'agenzia e più simile al protagonista di quanto si possa immaginare. Saremo cristallini, la trama di questo Hitman è tutt'altro che sorprendente. Le vicende narrate non contengono grossi colpi di scena e avanzano in modo semplice e lineare. La storia cattura principalmente per il carisma dei personaggi, vero motore trainante degli eventi e molto ben caratterizzati, e all'ottima regia delle scene animate, a tratti quasi tarantiniana. Certo, non tutto è perfetto. I cattivi tendono a seguire un po' troppo la linea del nemico sadico e suddicio senza scrupoli e gli sviluppatori hanno tratti esagerato con i primi piani durante le cutscene, ma il risultato complessivo è comunque più che buono. Cora, questo cambia davvero tutto, questo cambia tutto! L'anima del titolo è ancora una volta il gameplay, elemento su cui gli sviluppatori hanno lavorato con una certa enfasi. I fondamentali alla base sono gli stessi visti in passato, con il nostro eroe impegnato in una serie di missioni e obiettivi superabili in più modi, ma le finezze e le possibilità sono aumentate a dismisura. In pratica ogni mappa di Hitman Absolution è un ambiente sandbox popolato da numerosissimi NPC, tutti dotati di specifiche routine comportamentali. Quando dovrete togliere di mezzo qualcuno, il metodo migliore per farlo sarà esaminare attentamente l'ambiente circostante, osservare le sue mosse e agire di conseguenza. L'uso delle armi non è proibito, 47 è pur sempre un killer professionista in grado di fare una strage in pochi secondi, ma i programmatori lasciano intendere di continuo durante la campagna che il loro lavoro non va superato a mitra spianato. Ogni compito ha infatti numerosi obiettivi multipli, legati ai contratti e agli oggetti ritrovabili. Più vittime evitabili eliminerete, minore sarà il vostro punteggio, mentre verrete premiati abbondantemente quando riuscirete a uccidere un bersaglio designato in modo creativo. Proprio questo è il punto su cui IO Interactive è intervenuta di più. Avrete decine di possibilità per superare un livello analizzando i comportamenti dell'intelligenza artificiale. Un lord del crimine di Chinatown, con la passione per le droghe e le belle auto, può venire avvelenato travestendosi da pusher, o eliminato con un esplosivo ben piazzato sotto la sua supercar dopo aver fatto scattare l'allarme. Un membro di una gang con la passione per le belle donne può venire avvicinato di soppiato nella stanza della sua ragazza, e così via. Le aree interattive vengono indicate grazie al comodo sistema dell'istinto, attivabile da 47 per scoprire indizi nelle mappe e sapere sempre dove si trovano i suoi obiettivi. L'istinto non è poi semplicemente un aiuto che facilita le uccisioni, è una risorsa inestimabile in una miriade di situazioni. Il protagonista è un maestro nell'arte del travestimento e dopo aver stordito o ucciso un NPC può indossarne gli abiti in un istante. Farlo garantisce di passare inosservati in specifiche locazioni, a patto di tenere le distanze dai colleghi dell'ex possessore del vestito, che potrebbero riconoscervi. La barra dell'istinto potrà venire consumata per impedire a questi soggetti di individuarvi, e ricaricata a forza di eliminazioni silenziose e altre azioni contestualizzate. Non pensate ad ogni modo di poterne abusare, si consuma rapidamente e molte zone saranno così piene di vostri colleghi da costringere comunque a muoversi con cautela. Il sesto senso di 47 tornerà utile anche a coloro che decideranno di affrontare il gioco brutalmente, poiché rende utilizzabile una tecnica chiamata tiro rapido, che rallenta il tempo e facilita di molto l'esecuzione di headshot multipli. Per i fanatici dello stealth, infine, la risorsa mostrerà i movimenti futuri delle persone nelle vicinanze. Un attimo, ne è sicuro? Non è cancro alla prostata? Ah, potrei baciarla, cioè è una fantastica notizia! La fusione di elementi stealth, zone interattive, sparatorie e attenta osservazione di Hitman Absolution riesce a tratti a sorprendere e arriva in certi punti a farlo sembrare un'avventura enigmi.
Questo perché le varie strade per superare un livello non saranno sempre cristalline, e anche con l'istinto a darvi man forte sarà necessario tallonare da vicino alcuni bersagli per molto tempo, prima di ottenere il risultato voluto. Tale aspetto del prodotto è paradossalmente sia la sua più grande forza che la sua maggiore debolezza. Da una parte, i giocatori veterani apprezzeranno senza ombra di dubbio la complessità delle situazioni e la pazienza necessaria a uscirne a testa alta, ma dall'altra le missioni potrebbero venire a noia a un utente meno smaliziato, desideroso di avanzare nella campagna senza dover attendere per un quarto d'ora che il proprio obiettivo decida di compiere una determinata azione. Il problema per l'utenza media viene aggravato dalla notevole difficoltà dell'opera di IO Interactive, che riesce a essere discretamente impegnativa anche in normal, a causa di alcune scelte di sviluppo. Nelle missioni avrete checkpoint piuttosto radi e la possibilità di salvare una singola volta in rarissime postazioni fisse da attivare. I salvataggi limitati renderanno alcune missioni piuttosto frustranti per i neofiti, costringendo più e più volte a ricominciare una serie di uccisioni dall'inizio a causa di piccoli errori di valutazione. Non che non sia possibile far placare le acque una volta scoperti, ma non sempre basterà trovare un nuovo travestimento o nascondersi per risolvere i guai, e potreste ritrovarvi circondati da dozzine di uomini armati pronti a bucherellarvi men che non si dica. Se pensate sia roba da poco, dovete considerare allora che i bersagli seguono pattern specifici a tempo, azzerati ad ogni checkpoint, e che quindi potreste fallire un compito dopo una lunghissima attesa solo per poi dover rifare tutto da capo. Le soluzioni adottate tengono sicuramente sulle spine, ma avremmo preferito comportamenti più dinamici da parte degli avversari o un'IA leggermente più guidata verso le scelte compiute dal giocatore, almeno alle difficoltà minori. Un'altra piccola pecca è lo squilibrio tra il numero di possibilità offerto dalle missioni, alcune delle quali regalano meno alternative rispetto ad altre, sminuendo leggermente l'ottima struttura congegnata dalla software house danese. Parlando di difficoltà, è il caso di citare quelle più avanzate, assolutamente da evitare per i deboli di cuore. Alzando il livello di sfida si limita terribilmente l'utilità dell'istinto di 47, che si consuma molto più rapidamente e non offre indizi visivi. Non parliamo poi della terribile difficoltà purista, completamente priva di aiuti, indizi o indicatori a parte il vostro mirino, un'opzione davvero per i puristi, non c'è che dire, il cui inserimento abbiamo apprezzato parecchio. Nel complesso il gameplay ci ha convinto, ma non è riuscito a farlo al 100% a causa delle problematiche citate sopra. Stanno usando gli gnomi da giardino per schiavizzarci. Ordine. Non sono pazzo. Il lavoro fatto dagli IO Interactive a livello tecnico è seriamente degno di lode. Hitman Absolution non solo è un bel gioco, ma vanta anche alcune tra le ambientazioni più dinamiche e ricche di vita che abbiamo mai visto. Tantissime delle zone visitate da 47 saranno piene zeppe di persone, e non statici manichini senza vita, bensì masse in movimento continuo che ravvivano alla grande le locazioni. L'effetto è stato ottenuto con un sapiente uso di routine scriptate e IA reattiva, la cui riunione rende lo svolgersi delle missioni prevedibile dopo alcune ripetizioni, ma allo stesso tempo molto dinamico a seconda delle azioni compiute. Tale aspetto aumenta a dismisura la rigiocabilità del titolo, coadiuvato dai tanti obiettivi a punti e specialmente dalla curiosa modalità online chiamata Contracts, che permette ai giocatori di settare bersagli durante le missioni della campagna e di guadagnare denaro con cui sbloccare armi ed equipaggiamenti. Qualche singhiozzo a livello tecnico c'è e si notano problemi di interpolazione poligonale e qualche momento di larità dovuto alla risposta della CPU alle vostre azioni. Nulla di cui aver troppa paura, insomma. Notevolissimo il sonoro, con doppiaggi di qualità impeccabile in lingua inglese. Il doppiaggio italiano è di buona qualità, ma abbiamo notato ancora una volta dei problemi di sincronizzazione tra labiale e parlato. Difficile valutare la longevità del titolo, considerando che le missioni possono durare pochi minuti o un'eternità, a seconda dell'approccio scelto. Noi ci abbiamo messo una decina di ore a completare il tutto, correndo abbastanza, ma la durata può aumentare esponenzialmente tra rigiocabilità dei livelli e Contracts. Hitman Absolution è con ogni probabilità il miglior capitolo della serie creata dagli IO Interactive. Questo titolo rispetta le radici dell'Agente 47, ma presenta una struttura di gioco evoluta e complessa, che dona grande libertà di scelta al giocatore e verrà apprezzata sicuramente dai fan di lunga data, dell'assassino e dagli utenti veterani. È un gioco che non fa sconti ed è certamente degno di rispetto, ma qualche elemento del sistema non perfettamente riuscito e la presenza di fattori ancora affinabili gli impediscono di raggiungere l'eccellenza. Peccato, ma resta comunque un acquisto consigliatissimo a tutti gli amanti degli action ibridi, specialmente quelli che desiderano mettersi alla prova. Cielo duro, amico! Perché cielo duro?